Siamo in compagnia di Simone Petrangeli, che ha da poco superato il primo passaggio per la candidatura a sindaco di Rieti. Credo sia l'unico passaggio, o mi sbaglio? Beh, sì, io sono stato proclamato candidato sindaco del centro-sinistra ieri sera quando sono stati ufficializzati i risultati delle elezioni primarie. E quindi da poche ore sono il candidato sindaco del centro-sinistra per le elezioni comunali. Diciamo, i nostri internauti sanno quali erano gli altri, erano Anna Maria Massimi, Francesco Simeoni e Gabriele Bizzotto. Gabriele Bizzo. Diciamo, due persone, non me ne vorranno, di una certa età, insomma Sì, adulte, sì. ecco, e due giovani. Sì. Quanto ha contato e conta anche la scelta di persone molto giovani rispetto a queste cariche? Secondo me molto, perché è percepibile nella società e anche nella nostra città la voglia di cambiare e di determinare anche un rinnovamento generazionale della classe politica e della classe dirigente. Nel nostro paese esiste un problema di ricambio generazionale, soprattutto negli incarichi istituzionali e amministrativi. C'è una sorta di gerontocrazia che governa non solo la politica, ma anche il mondo delle professioni, della pubblica amministrazione. E io penso che la nostra candidatura, che si è caratterizzata anche per questo, abbia ottenuto un grande risultato perché è stata percepita come un'occasione anche per cambiare e rinnovare dal punto di vista generazionale la classe politica locale. Devo fare una domanda un po' antipatica per certi Sì. versi. Rieti sono 18 anni. 18 anni Sì. che è governata dal centrodestra. Sì. Noi non facciamo apprezzamenti perché, anche perché la nostra sia frontiera, insomma, non ha un interesse diretto così alla vita partitica, perché nella Chiesa, lo ripeto sempre, ci sono quelli di destra, quelli di centro, quelli di Certo, sinistra. È chiaro che facciamo soltanto, cerchiamo di fare un po', di far conoscere il pensiero dei politici reatini. Però tutti questi anni di governo di centrodestra non hanno in qualche modo blindato al punto anche l'elettorato, che voi non avete proprio la speranza di vincere? ma sicuramente in questi anni il centrodestra ha realizzato una rete di clientela molto forte e molto radicata sul territorio. Io ritengo però che un ciclo politico amministrativo sia ormai alla sua conclusione e le vicende ultime della Giunta Emili dimostrano che c'è una fine ingloriosa che sta attraversando il centrodestra. Si chiude un'epoca. Io credo che il centrosinistra abbia le carte in regola questa volta per ribaltare i risultati degli ultimi anni, perché in città c'è voglia di cambiamento, soprattutto tra le fila di chi ha votato per il centrodestra in questi anni. Le cose che sono successe hanno dimostrato che la classe politica che ha governato soprattutto in questi ultimi due mandati non è stata in grado di risolvere i problemi di questa città e al contrario ha messo il comune in una condizione di grande disagio e di sofferenza economica e finanziaria. Per questo penso che questa volta davvero la vittoria è a portata di mano e il centro-sinistra, se sarà unito e coeso, come lo sarà, potrà essere in grado di determinare un'alternativa di governo. Per noi che stiamo un po' all'esterno, a volte questo succede sia per il comune che per la provincia, non riusciamo molto bene a vedere l'opposizione, quindi parlo di due aspetti, Sì. diciamo, opposti tra loro. Cioè, mi pare di aver capito questo, che in realtà chi sta all'opposizione dovrebbe preparare nel periodo dell'opposizione la sua poi candidatura e il suo eventuale turno come amministratore. Come mai le opposizioni dell'una parte e dell'altra, provincia e comune, si sentono poco? Cioè, è solo una questione di visibilità, oppure chi sta all'opposizione se ne fa in qualche modo una ragione, dice vabbè, facciamoli governare, faccio quello che posso fare e poi quando sarà il mio turno ci provo? A volte abbiamo questa Ma sensazione. in realtà c'è un problema di strumenti nelle mani di chi fa opposizione negli organi istituzionali, negli enti locali. C'è un eccessivo accentramento di potere nelle mani del sindaco e della giunta e anche dei dirigenti.
le assemblee direttive sono diventate, svolgono una funzione quasi di notai delle scelte che fanno altri, ci sono troppi poteri nelle mani del sindaco e della giunta e troppo pochi poteri nelle mani dei consigli comunali e dei consigli provinciali. E quindi c'è un problema reale di efficacia delle opposizioni, perché gli strumenti a disposizione delle opposizioni sono molto pochi. Qualsiasi provvedimento l'opposizione lo viene a conoscere dopo che è stato approvato, e dunque è evidente che sia molto difficile cercare di modificare le scelte che fa la giunta, le scelte che fa il sindaco. In alcuni casi siamo riusciti in consiglio comunale a fare questo, qualche provvedimento è stato di grado da parte del sindaco. Molte cose, quasi tutte le cose denunciate dall'opposizione in questi anni si stanno realizzando, perché tutti i procedimenti penali che vedono coinvolti, ad esempio, amministratori e dirigenti di questo comune riguardano vicende che sono state denunciate sia pubblicamente che negli organi che nell'assemblea comunale da parte dei consiglieri di opposizione. C'è anche un problema, a mio modo di vedere, di comunicazione politica di quello che si fa dentro i consigli comunali. I consigli comunali non sono seguiti e molto spesso le nostre discussioni rimangono all'interno degli organi istituzionali e non vengono in qualche modo descritte alla cittadinanza. C'è stato forse in questi anni un deficit di comunicazione. Io credo che però per recuperare anche un ruolo e per dare un ruolo all'opposizione, alle opposizioni in senso generale, sia necessario modificare le normative e dare maggiori poteri ai consigli comunali e ai consigli provinciali, perché io credo che sia giusto che siano le assemblee elettive a decidere piuttosto che i sindaci, i presidenti, le giunte. Quindi se è stato fatto poco, probabilmente è anche una responsabilità dei consiglieri comunali di opposizione, però c'è anche una difficoltà oggettiva di fare opposizione in un sistema istituzionale nel quale all'opposizione rimane il ruolo solamente di controllo e di proposta, perché poi nei fatti la possibilità di incidere materialmente sui provvedimenti dell'amministrazione sono veramente poche. A questo punto, se diventassi sindaco, che cosa saresti disposto a concedere all'opposizione? Ma io credo che sarebbe giusto, ad esempio, individuare, come ha fatto lo statuto approvato recentemente dal Consiglio Comunale, una commissione di controllo e di garanzia che, ad esempio, secondo me, dovrebbe essere presieduta da un esponente dell'opposizione, così come nell'ambito, ad esempio, del Collegio dei Revisori dei Conti è possibile individuare uno spazio anche per rappresentanti eletti dall'opposizione, così come nelle società partecipate. Io penso che nei consigli di amministrazione, laddove si dovesse decidere di tenerli indietro così come sono attualmente, penso che sia giusto dare la possibilità anche all'opposizione di nominare dei propri rappresentanti all'interno dei consigli di amministrazione per controllare quello che fa il comune, ad esempio nella SOGEA, nell'ASM e più in generale nelle società partecipate. È evidente che è necessaria una modifica della normativa sugli enti locali, e questa è oggetto di discussione perché, come sappiamo, il governo ha istituito una commissione paritetica della quale fa parte tra l'altro anche il nostro presidente della provincia Fabio Merilli, che deve appunto discutere una riforma generale e complessiva dell'ordinamento degli enti locali. Quindi è necessario modificare la legge. Io penso però che sia giusto dare maggiore spazio e maggiore visibilità alle opposizioni, e secondo me l'amministrazione di centrosinistra, siccome è stata tanti anni all'opposizione e si è resa conto di quanto è difficile e di quanto pochi sono gli strumenti in mano all'opposizione, penso che sia giusto, proprio per aumentare il livello di democrazia nell'ente, dare maggiori strumenti ai consiglieri comunali di opposizione e più in generale al consiglio comunale, perché anche da questo punto di vista è bene distinguere. Il consiglio comunale nella sua interezza deve essere sovrano delle scelte che fa l'ente, ed è giusto che all'interno del consiglio comunale si discutano i provvedimenti più importanti. Quindi credo ad esempio che sia giusto fare meno commissioni, meno giunte, più consigli comunali, se questo serve ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei consiglieri comunali all'amministrazione della cosa pubblica. Poco fa parlavi della crisi finanziaria del comune, che è un po', diciamo, diffusa anche in altri comuni. Se uno diventa sindaco, non è la prima preoccupazione per cui dice chi me l'ha fatto fare? È come se uno si mettesse a guidare, diciamo, una macchina rotta. Ma sicuramente questo è un problema e una vera e propria emergenza. Noi siamo a conoscenza
per grandi linee dello stato finanziario e economico dell'amministrazione comunale, però sarà necessario, una volta diventati compagine di governo in questo comune, fare quello che nelle aziende private si chiama due diligence, ossia andare a verificare in maniera puntuale e circoscritta come stanno i conti e come sta veramente il bilancio di questo comune. Sappiamo bene che ci sono decine di milioni di euro di debiti, decine di milioni di euro di fatture non pagate e dei mutui fino al 2040. Questo è un problema molto serio. Il comune è sostanzialmente in dissesto economico-finanziario perché ogni anno le spese sono maggiori delle entrate e questa cosa si è susseguita in tutti questi anni di consigliatura e di giunta Emili. Questo è il primo problema che il nuovo sindaco avrà di fronte e io penso che ci vorrà anche dal punto di vista della dirigenza un gruppo di tecnici molto qualificati in grado di rimettere in sesto il bilancio e i conti, anche chiedendo dei sacrifici laddove sarà necessario farli, perché se noi non riusciamo a rimettere in sesto i conti difficilmente saremo in grado di erogare servizi di qualità e in qualche modo fare una politica a sostegno di chi ne ha bisogno. Quest'ultimo argomento mi ha portato la mente all'attuale situazione di crisi lavorativa pure di giovani, anche quelli giovani, non più giovani, quelli più o meno della nostra età, dei quarantenni, 45 anni. È vero che il comune non ha un grosso potere a questo riguardo, nel senso che non è una sua, quello di creare posti di lavoro non è una sua competenza, però ecco, Simone Pietrangeli cosa penserebbe di fare per rendere meno penoso, diciamo così, questo momento di, speriamo, di passaggio, insomma, ecco, verso una situazione migliore? Noi abbiamo spesso detto che Rieti vive una crisi dentro la crisi. Il vero problema di questa città è l'assenza di speranza nel futuro per tantissimi giovani che non riescono a pensare un proprio futuro in questa città perché non ci sono opportunità e occasioni di lavoro. Io credo che il tema di come realizzare una nuova economia locale, di come realizzare opportunità e nuovi posti di lavoro, debba essere davvero l'impegno prioritario della nuova amministrazione, deve essere l'assillo della nuova amministrazione comunale. Io non penso che il comune possa essere un semplice erogatore di servizi. Il comune deve essere un soggetto promotore di sviluppo locale e deve avere al suo interno un'organizzazione amministrativa che gli permetta di promuovere lo sviluppo locale e diventare esso stesso incubatore di impresa. Io penso che in questi anni è stato un errore non fare investimenti sullo sviluppo, in questi anni gli investimenti sostanzialmente sono stati azzerati e non ci sono mai stati investimenti per lo sviluppo economico. Non ci sono mai stati investimenti per cercare di far nascere nuove imprese in questa città, non ci sono mai stati investimenti per cercare di aiutare l'economia locale. Io penso al contrario che questo debba essere l'impegno prioritario. Bisogna fare in modo che questa città sia autosufficiente dal punto di vista economico, nel senso che dobbiamo evitare di diventare una città di pendolari dove i cittadini siano costretti appunto ad essere pendolari per andare a lavorare altrove. Questa è un'esigenza primaria se vogliamo che la città abbia un futuro. Ci avviamo verso la conclusione, vorrei fare altre due domande. Intanto, quale sarà il rapporto con gli altri candidati del centro-sinistra in vista appunto della corsa elettorale? Io ritengo che ieri è stata una grande giornata di partecipazione, democrazia e libertà. Penso che a vincere sia stato il centrosinistra e tutti e quattro i candidati. Abbiamo rappresentato e rappresentiamo il centrosinistra, secondo me, nel migliore dei modi. Il mio impegno è quello di coinvolgere gli altri candidati nella nuova amministrazione e da subito mi sono impegnato a fare degli incontri per cercare di capire insieme a loro come realizzare un programma condiviso e come cementificare e unire la coalizione di centrosinistra e cercare se possibile anche di allargarla ad altri soggetti politici e sociali che vogliono insieme a noi contribuire alla realizzazione di un'alternativa di governo. Quindi massima collaborazione, massima
vicinanza e solidarietà tra noi quattro, perché crediamo che il centrosinistra, solo se è unito e coeso, possa vincere le prossime elezioni. Invece una domanda riguardo alle eventuali liste civiche che dovessero esserci, a volte sì. Capita, quindi ci sarà, si presume, una lista di centrodestra, una di centrosinistra e forse qualche lista... Beh, ci saranno diverse liste di centrodestra che sosterranno il candidato del centrodestra, diverse liste del centrosinistra che sosterranno il candidato di centrosinistra, e quindi sia partiti che liste civiche. Poi ci saranno sicuramente anche altre liste civiche che potrebbero anche avere dei propri candidati a sindaco. Non c'è dubbio che le liste civiche a livello amministrativo sono sempre state un po' il sale della democrazia e un grande contributo alle amministrazioni. Io penso che sia compito del centrosinistra dialogare con tutti. Io credo che il centrosinistra debba convocare tutti i soggetti politici e anche le organizzazioni civiche che si vogliono candidare alle elezioni per discutere insieme se ci sono le possibilità di convergere, di stare insieme. Se questo non dovesse essere possibile, comunque il centrosinistra deve avere una grande attenzione a quello che succede nella società, perché le liste civiche, i movimenti civici, le associazioni, la cosiddetta società civile è una grande opportunità per il centrosinistra ed è una grande opportunità per la politica in senso generale. Quindi noi vediamo con favore la nascita i movimenti civici, speriamo che si possa con loro aprire un rapporto fecondo, perché quello che a noi interessa è quello di realizzare un'alternativa di governo. In questi anni abbiamo svolto un ruolo di rappresentanza politica all'interno del Consiglio Comunale, adesso è giunto il momento di amministrare questa città, di svolgere un ruolo di governo, e quindi per farlo bisogna mettere insieme le energie migliori di questa città, che stanno all'interno dei partiti, ma stanno anche e soprattutto fuori dai partiti, che devono essere, come dire, il nostro motore principale. Siamo in chiusura. Frontiera è un settimanale cattolico e quindi anche il sito di Frontiera. C'è ancora un po', serpeggia, nonostante abbiamo avuto anche Bertinotti l'altro anno sì. In cattedrale, serpeggia un po' l'idea che diciamo la sinistra sia ancora vista con un po' di diffidenza da parte anche di molti cattolici. Sì. La vostra eventuale compagine amministrativa, quando dovesse realizzarsi questo desiderio, questo vostro sogno, come si pone nei confronti, ecco, di questo mondo cattolico in particolare e dell'idea del trascendente in generale? Cioè, è ancora come un tempo oppure le cose sono cambiate? Ma io ritengo che il centrosinistra sia una grande coalizione all'interno della quale convivono tante sensibilità, tanti orientamenti politico-culturali. I cattolici sono una parte fondamentale di questo paese e quindi sono una parte fondamentale del centrosinistra. Io personalmente sto in un partito, Sinistra Ecologia e Libertà, il cui leader nazionale è Nichi Vendola, che è un cattolico praticante e che quindi ci ha insegnato anche un rapporto di grande collaborazione con il mondo cattolico e con chi in qualche maniera vive quel tipo di esperienza spirituale. Io penso che dentro la politica debba prevalere il merito delle questioni. Io penso che su questo sia davvero possibile un matrimonio tra la sinistra tradizionale e il mondo cattolico. In parte già è così, perché il centrosinistra è una coalizione dove c'è una fondamentale e importante presenza di cattolici impegnati in politica. Io credo che l'incontro con questo mondo, che anche voi in parte rappresentate come organo di informazione, possa essere davvero un valore aggiunto per permettere a questa città di fare un passo in avanti, e da parte mia c'è la massima disponibilità e il massimo impegno affinché ci sia una fattiva e feconda collaborazione fra mondi che possono davvero insieme realizzare una simbiosi utile all'amministrazione della cosa pubblica. La religione è una cosa molto intima e personale, e io penso che la politica si debba occupare di far coesistere anche persone che hanno orientamenti politico-culturali diversi, ma che insieme possono realizzare delle cose positive per risolvere i problemi
problemi dei cittadini. In questa città ci sono associazioni, pensa alla Caritas, che svolgono un lavoro davvero prezioso per il bene comune. Io penso che un'amministrazione lungimirante non possa non partire dal rapporto anche con soggetti di questo tipo, con un'associazione di questo tipo, per cercare di realizzare un'amministrazione in grado di fare di Rieti una città migliore. Quindi grande consonanza e grande voglia di stare insieme con il mondo cattolico. Io mi auguro che anche la mia candidatura, che è molto innovativa e rompe gli schemi, possa essere un'occasione per permettere a tanti cattolici di impegnarsi in prima persona per l'amministrazione della città. Ringraziamo Simone Petrangeli, avremo modo anche di incontrare altri candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune di Rieti. Buona fortuna, grazie a tutti. Grazie a voi.